Siamo arrivati, ragazzi. La sala ricevimento si trova in cima a questa salita. Come fai a saperlo? Sono stato catturato mentre ero sotto copertura al servizio del generale Cobra. Pensavo venissi con noi. Ci sono cose più importanti della fine del mondo. Hola, amigos! Aurelio! Gran brutta bestia la prigionia. Già. Che aspettate?
Deve essere questo il posto. Bussa tu. Lo so che ho le mani più grandi. Che volete? Vorremmo parlare con il generale Cobral. E voi chi sareste? Amici. Il generale non ha amici. Apri. Sentite, c'è un evento privato e voi non siete invitati. Quel tizio mi ha fatto arrabbiare. E a te? Andiamo a prendere l'invito. E ora la meraviglia delle meraviglie! Il suo dito, signore? Ma quale dito? Portate il telefono! Quando tutti i satelliti saranno allineati, questo telefono squillerà! Quanto sei cattivo! E potrò attivare i cloni! Bravo, capo! Una nuova partita di pelota! Idiota! Al mio segnale i potenti del mondo, sostituiti dai nostri cloni, attueranno un colpo di stato globale! E come, capo? Imponendo ai governi del mondo di assoggettarsi al mio potere attraverso il controllo mentale. Basta! Avremo una finestra temporale di soli 10 secondi per l'attivazione e poi il pianeta sarà mio. Zitti! È il momento! Sta per squillare! Capo, il telefono ha smesso di squillare! Maledetti! Ancora quei due! Prendeteli! Siete cercati. E questi chi sono? Che ha visto? Mi ricordano quei cugini del Brasile. Come si chiamano? Qualcosa della Coroniglia e Azevedo. Thank you.
curano. Adesso sì. Ancora voi? Cerchiamo il generale. Il generale è stato congedato. Ora sono io al comando. Ah, siamo qui per la ricompensa, l'oro giallo. Tu sai dov'è? No. Tu? No. E tu? Affermativo. Grazie umani, allora io vado. Sì. Ma senza loro. Umani, non erano questi gli accordi? Gli accordi sono cambiati. Buonasera, ingegnere. Questo è il suo oro. Ossequi la signora. Se è così, non lavoreremo mai più insieme. Che è permaloso. E se vi tenete l'oro giallo, ci riprendiamo i nostri cloni. Ecco, bravo. Riprendetevi i cosi. I cloni. Tutti. Addio, umani. Te l'avevo detto, socio, che con me avresti fatto il colpaccio. Non l'hai mai detto. Però avevo ragione. Apriamo queste casse. Spartiamoci il malloppo e svigniamocela ora che il satellite è fuori uso. Hai visto? Ha trasformato l'oro in banane. Non è un miracolo? Miracolo? È un miracolo se non ti ammazzo! Calmati! Attento! Ehi! Calmati! Parliamone! Zitto tu! Io non posso ammazzarti! Però devo sfogarmi in qualche modo! Devo sfogarmi io! Hai ragione! Sfogati! Resistete, ragazzi! Arriva la cavalleria! Ah, ma è già finita! Voi controllate dappertutto! Vi stavamo aspettando, vero agente Anderson? Ma non eri tu l'agente Anderson. Potete smettere di recitare, sappiamo tutto. Beh, come... Una cartolina dall'Alaska. Si mette male. Non preoccupatevi, siamo in debito con voi. Quindi avremo la nostra ricompensa per la missione compiuta? Le ricompense sono per gli agenti. Volete arruolarvi? No. Capo, li lascia andare così? Hanno informazioni di sicurezza nazionale. E se anche raccontassero di alieni pagati in banane per clonare politici, chi gli crederebbe? Ha ragione, capo. Raccogliete il generale Cobram. Andiamo, c'è una corte marziale che lo aspetta. Sei ancora arrabbiato per la storia dell'oro? No. Sono arrabbiato per averti incontrato. Ehi, guarda che sono rimasto anch'io a bocca asciutta. Che ci vuoi fare? È andata come è andata. È andata male. Ci resta ancora la carriera come attori. Ma se non siamo nemmeno riusciti a farci pagare. Tutti questi schiaffi mi ha messo una gran fame. Troviamo una mangiatoia. Cosa ti andrebbe? Fagioli! Visto? Alla fine siamo una bella coppia. E lo eravamo anche sullo schermo.
Ah, lo smilzo, l'omone, tanti schiaffi e tanti fagioli. Cosa ci sarà di speciale? Forse hai ragione, socio. È meglio lasciar perdere il cinema. Sì. O no? What you call?